a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito. Benvenuti in questo nuovo video. E sì, sono mancato da un po' di tempo su YouTube, però durante le festività natalizie o quasi, è sempre un gran casino, non so neanche come mi chiamo in questo momento, insomma. Però ho mezz'oretta e voglio dedicarmi a questa vettura per farvi un videino che secondo me sarà molto divertente. Sono in compagnia di questa poderosa Volkswagen Polo 1000 turbo benzina 3 cilindri da 95 cavalli con cambio automatico DSG. Allora, oggi è qui per una rimappatura della centralina Stage 1, ma voglio usarla proprio per i miei Porsche comodi. Facciamo oggi una comparazione tra il risultato che si ottiene con una rimappatura Stage 1, appunto, e il risultato ottenibile con una centralina aggiuntiva Power King BT2. Premessa importante, questo test di oggi vale solo per questa motorizzazione, quindi se voi volete fare delle comparazioni per la vostra vettura, non mi scrivete sotto per la mia, cos'è? Andate sul sito powerking.it, vi lascio il link comodo in descrizione, dove potrete configurare la vostra vettura, vedere tutte le soluzioni disponibili, con anche i grafici dove sono stati fatti, quindi potrete proprio avere con mano un'idea e fare le vostre idee, i vostri paragoni. Quindi per favore non mi intasate di commenti, perché poi io stesso non è che ho su un'auto che faccio tutti i giorni, se no non mi ricordo e devo andare anch'io sul sito a vedere, perché se no non mi ricordo neanche cosa ho mangiato stamattina, ecco. Hai rotto il cazzo. Dico l'ultima cosa, poi giuro che partiamo. Ho in mente di affrontare di nuovo il discorso comparazione centraline aggiuntive mappa in un altro video dedicato. Ho in realtà in mente tre video, una triade di video con tre argomenti ben distinti. Ce li ho in mente da tipo 6 mesi, prima o poi li farò, però diciamo che voglio dedicarmi di più a questo argomento perché secondo me è interessante e molto importante. Va bene, dai, cominciamo col lancio originale e vediamo come si comporta questa Polo. Molto bene, dai, questa Polo si sta dando da fare. 98 cavalli infatti anziché 95 dichiarati, 177 la coppia, 17,8 la potenza dissipata o persa o assorbita, che dir si voglia. Questo è il risultato originale. Adesso farei prima la prova con la centralina aggiuntiva Power King BT2 perché è più comoda e sfrutteremo l'applicazione o il computer, insomma, per attivarla e disattivarla. Vi faccio vedere dove siamo collegati, vi faccio vedere il prodotto e la testiamo subito. Ecco qui il poderoso 3 cilindri di questa Polo e insieme al fogliame di vario tipo scorgiamo la centralina aggiuntiva volantissima, vedete i cavi in mezzo alle balle dappertutto. Una volantissima Power King BT2, non l'avevo neanche tolta dall'involucro giusto per non rovinarla. Siamo collegati ai sensori turbo, uno su lì, ok, e l'altro è un po' più scomodo ma comunque accessibile sotto lì vicino all'intercooler. Ecco, il collegamento richiede veramente 5 minuti, arriva già tarata se la comprate online, potete montarla anche qua, però vedete che non è un grosso effort, non è molto difficile. E si monta e si va fondamentalmente. Io adesso entro in auto e mi occuperò solo di accenderla e spegnerla per i test. Eccomi qua in auto infatti, solo per fare on off della centralina, infatti la taratura c'è già. Adesso facciamo il test con la BT2 accesa e dopo la rispengo per fare la mappatura. Beh, niente male con la centralina aggiuntiva Power King BT2. Ecco, già graficamente si vede una notevole differenza, la potenza persa è la stessa e abbiamo 123 cavalli abbondanti, 228,8 Nm la coppia, con un andamento molto simile a quello originale, però ovviamente tutto più alto, tutto maggiorato. Vedete, tira proprio bene anche fino alla fine. Ok, questo è il risultato con la Power King BT2. Adesso la tolgo, tra virgolette la spengo elettronicamente e iniziamo con la rimappatura Stage 1, così possiamo vedere le differenze.
Per la lettura e programmazione di questa Bosch Med 17521 non andrò neanche a smontare la centralina originale, ma lavorerò solo tramite OBD. Adesso farò infatti una virtual reading, quindi non è proprio una lettura vera. Dal file che ottengo tramite la banca dati farò lo stage 1 e poi lo potrò scrivere e finalmente testare. Che rumore fastidioso! Allora, vediamo un pochettino il file ottenuto dalla virtual. Abbiamo Swagen Polo 1000 TSI 2020 e una Med 17521. Questa è una famiglia di centraline un po' stronzetta. La 21 e la 25 sono molto imprevedibili anche come risultato, quindi non mi aspetto che sarà un lavoro one shot, ma dovrò impazzire un pochettino. Comunque il codice motore è un CHZL, è un 1095, eccetera eccetera. Va bene, dai, insomma, cominciamo, faccio la mappa e vediamo come si comporterà. Ci siamo, allora, tutto è scritto, la Polo sta ancora girando per prepararsi al lancio e una cosa importante, perché mi arrivano alcune voci: o si fa la mappatura o si mette una centralina aggiuntiva. Chi vi propone tutte e due le soluzioni abbinate probabilmente vi vuole un po' male, probabilmente ce l'ha proprio personalmente contro di voi. Non so, magari gli avete messo dei like su Instagram alla fidanzata, io non lo so, perché si parla sempre degli altri che fa le mappe, serve qua, ma voi siete a posto con la coscienza, eh? Avete messo i like alla fidanzata del preparatore? Vabbè, cominciamo. Eccoci arrivati al momento della verità. Qui vediamo la comparazione tra centralina aggiuntiva e rimappatura. Ricapitolando: rosso originale, verde aggiuntiva Power King BT2, bluetto, azzurrino, chiamatelo come volete, rimappatura stage 1. Graficamente notiamo subito delle lievi differenze, ad esempio qua in basso l'erogazione della coppia ai bassi dello stage 1 rispetto all'aggiuntiva è un po' più blando, ma poi picca di più di coppia. Ai medi è un po' più vivace, diciamo, lo stage 1, agli alti però perde qualcosina. E sì, perdonate la svirgolettata qua, per via del cambio di SG, ok. Abbiamo come numeri un cavallo in meno rispetto all'aggiuntiva e un po' più di coppia, eh? Ok. Quindi insomma, generalmente diciamo che non c'è una differenza sostanziale, in questo caso specifico, occhio, tra montare una centralina aggiuntiva Power King BT2 e fare uno stage 1. Di fatto abbiamo visto che in questo caso è praticamente la stessa cosa. Non è sempre così, questo discorso non è universale, attenzione, vale solo per questo caso specifico e anche altri, ma non è sempre così. Motivo per cui farò un video dedicato, quando e se riuscirò a avere il tempo, di fare questi famosi 3 video per me. Fatemi sapere se dei video del genere vi potrebbero interessare, io nel frattempo la smonto e la vado a provare. Eccomi al volante di questa Polo 1000 TSI 95 cavalli, adesso la faccio camminare un attimino e poi, come direbbe Zidane, le diamo una testata. Forza, andiamo! No, dai, scherzi a parte, devo dire che è un motorino che viaggia abbastanza bene, ha una bella schiena, in seconda anche pattinato, cosa da non sottovalutare, e fondamentalmente tutto quello che ho notato sulla Audi A1 che avevo già testato un po' di tempo fa lo percepisco anche su questa. Quindi un motorino indubbiamente piccolo, indubbiamente con dei limiti, ma che si fa apprezzare per la sua frizzantezza, per il fatto di essere molto frizzantino e molto sprintoso, ecco, che è una cosa che comunque è apprezzabile. Chiaro, non è un'auto da autobahn, Allora, direi che posso tornare mestamente alla base. Beh, dai, insomma, direi che oggi ci siamo abbastanza divertiti alle spese di questa povera Polo che ha fatto più lanci del dovuto, ma sicuramente è stato un video
utile anche per capire varie differenze tra delle soluzioni che molte volte subiscono delle considerazioni più mentali, perché poi di fatto sono sicuramente efficaci e sicuramente valide entrambe. Comunque ci approfondiremo riguardo questa cosa qua, sia con quel famoso video che voglio fare, però se mi capiterà voglio riproporre questo paragone magari su vetture differenti, magari diesel, eccetera, eccetera, oppure su auto dove ad esempio c'è tanta differenza tra mappa e aggiuntiva, no? Quindi comunque, insomma, vedremo di sviluppare un po'. Se questo video andrà bene, ovviamente dipenderà tutto da voi. Quindi se vi è piaciuto, pollicione, commentino qua sotto. Noi ci vedremo con i prossimi video. Mi raccomando, seguite sempre Power King Chiptuning su tutte le piattaforme social, ovviamente cercando Power King Chiptuning, e noi ci vedremo alla prossima lavorazione. Ciao a tutti e buona serata.